Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo,
che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno un suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore del nostro popolo. Tutti insieme? Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia, 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 alleluia. Sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Nella prima lettura di oggi ascoltavamo alla fine: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Quando intraprendiamo un cammino e quando intraprendiamo soprattutto un pellegrinaggio, come tanti di noi sono arrivati qui da strade diverse, ma anche da storie diverse, e sono giunti qui con quella responsabilità, ma anche con quella consapevolezza del cuore, sapendo di trovarci qui, in questo luogo, dove 100 anni fa la Vergine, la Madre di Dio, si è presentata a dei bambini, chiedendo delle cose forse che oggi noi riteniamo superate tante volte, in modo particolare la società di oggi, la preghiera. Ma vediamo i frutti di tutto questo. E certamente la nostra presenza qui è un segno forte. Un segno forte di quella volontà, di quel desiderio di incontrare Dio, di quel desiderio di rinnovarci, di quel desiderio anche di cambiare, di quel desiderio anche di entrare in quel cammino di conversione. Allora è bello sentire oggi queste parole del libro dell'Apocalisse di San Giovanni: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Credo che tornare a casa ripensando anche a quel gesto di Gesù che consegna Giovanni alla madre, è un po' come un testamento che il Signore questa mattina vuole dare anche a ciascuno di noi. Allora penso, cari fratelli e sorelle, vogliamo tornare a casa con una parolina, quasi un ringraziamento di quello che abbiamo ricevuto in questo pellegrinaggio, in questo cammino. Un cammino certamente faticoso, un cammino dove abbiamo trovato anche delle difficoltà, forse anche non abbiamo trovato quelle comodità che forse abbiamo nelle nostre case, ma anche quello è servito perché noi potessimo incontrare Dio attraverso la Madonna, attraverso Maria. Allora esprimiamo anche noi la nostra gratitudine, il nostro ringraziamento a Dio, e che questa celebrazione eucaristica, cari fratelli e sorelle, sia anche un modo per esprimere il nostro grazie a Dio, il nostro grazie alla Vergine Madre, e chiedere a lei che continui, o ripartendo da questo viaggio, ripartendo da questo pellegrinaggio, o che continui a fare cose nuove nella nostra vita, a fare cose nuove sul nostro posto di lavoro, nella nostra società, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, che il Signore continui ad operare, continui a scavare dentro di noi, continua a purificarci, continua anche a comprendere un poco anche le nostre fragilità, le nostre debolezze. Chiediamo al Signore, ma soprattutto chiediamo alla Madre, è qui davanti a noi, in questo luogo dove 100 anni fa lei si è presentata a dei bambini, a dei pastorelli, con molta semplicità,
e a noi oggi lo fa in modo molto semplice, chiedendo anche a noi quella preghiera che è necessaria, non solo per la nostra vita, ma anche per la società di oggi, per il mondo di oggi. Preghiamo il Signore, preghiamo la Vergine Maria, perché continui a compiere nella nostra vita queste cose nuove, questi disegni, questi desideri nuovi che possono portare nuova anche la nostra vita e il nostro futuro. Sia lodato Gesù Cristo. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice di suo figlio, del suo figlio. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessioni di Maria, madre del tuo figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani di questo sacrificio allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati,
e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria dei cieli, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli, ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la tua chiesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, unione che il nostro Papa Francesco, i nostri Vescovi Angelo, Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo tutti insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il sacerdote che presiede questa Eucaristia benedice ora tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Rivolti verso l'immagine della Vergine di Fatima, recitiamo con fervore la preghiera giubilare di consacrazione. Insieme. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul mare, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra della luce della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioia e di dolore, le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato si rifugio dei peccatori e la vita del tuo crucio ci accetti. Unito ai miei fratelli, la fede e la speranza nell'amore, a te mi benedico. Unito ai miei fratelli, la terra stessa, a Dio di un'altra, a Vergine e a Vergine. Concludiamo adesso con la benedizione, che la Madonna accompagni il nostro cammino, il nostro viaggio della vita che continua, ma soprattutto continua con questa benedizione che il Signore ha voluto elargire su tutti quanti noi che abbiamo anche partecipato a questa celebrazione eucaristica, e che il Signore continui ad operare nella nostra vita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.